2, 3, 5, 7 e ancora 11, 13, 17, 19, 23 è la sequenza iniziale dei numeri primi, gli atomi dell'aritmetica, quelli che hanno il potere di costruire tutti gli altri numeri e che costituiscono la tavola periodica di un matematico. Se provate ad esaminare un elenco di numeri primi, scoprirete che è impossibile prevedere quando apparirà il successivo. L'elenco sembra caotico, casuale, e il tentativo di elaborare un semplice schema regolare ha ossessionato la mente dei matematici per più di 2000 anni. Fino all'anno zero, o all'anno zeta, come il nome della funzione creata da Bernard Riemann, un matematico, figlio di un pastore protestante, che nella metà del XIX secolo scoprì che dietro quel caos era nascosta un'armonia. Riemann elaborò un'ipotesi che Hilbert, nel 1900, inserì nell'elenco dei problemi del millennio. Ci si potrebbe chiedere, perché è tanto utile per esempio individuare se un numero di molte cifre è primo? Negli anni 70 tre scienziati, Ron Rivest, Eddie Shamir e Leonard Edelman, hanno trasformato la ricerca dei numeri primi da un gioco disinteressato in un'applicazione commerciale. Hanno escogitato un modo di usare i numeri primi per proteggere i numeri delle nostre carte di credito. Ogni volta che ordiniamo qualcosa da un sito web, il nostro computer usa la sicurezza fornita dall'esistenza di numeri primi di 100 cifre. Il sistema è chiamato RSA, dalle iniziali dei nomi dei suoi tre inventori. La cosa straordinaria è che la decifrazione di questo codice di sicurezza dipende da un problema che non siamo ancora in grado di risolvere. La sicurezza della cifratura RSA dipende, cioè, dalla nostra incapacità di dimostrare l'ipotesi di Riemann. I numeri primi sono le chiavi delle serrature che proteggono i segreti elettronici del mondo. E tutto è cominciato nell'anno Z, in un saggio di 10 pagine pubblicato da Riemann nelle note mensili dell'Accademia di Berlino. Correva l'anno Domini 1859. L'autore di quel saggio è stato uno dei più grandi matematici della storia. Nel 1862, già molto noto e professore universitario, si ammalò di tubercolosi e negli ultimi anni della sua vita fece lunghi viaggi in Italia, cercando sollievo nel mite clima mediterraneo. Morì a 40 anni a Selasca, sul Lago Maggiore. L'amico biografo Richard Dedekind scrisse che il giorno prima della sua morte lavorò sotto un fico, allietato nello spirito dal meraviglioso paesaggio che lo circondava. La vita lo abbandonò dolcemente senza spasmi o agonia. Disse a sua moglie: «Da un bacio a nostra figlia», e recitò insieme a lei il Padre Nostro. Fu sepolto nel cimitero di Biganzolo di Selasca, ma la sua tomba non esiste più. Venne distrutta durante alcuni lavori di ristrutturazione. Resta la sua lapide, appoggiata ad un muro del cimitero, dove è scritto: «Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio».